Sapete come funzionano le pompe antincendio? Si basano sui principi della meccanica dei fluidi, in particolare sulla legge di Pascal e sul principio di conservazione dell'energia. Le pompe sono solitamente pompe centrifughe che sfruttano la forza centrifuga, appunto, generata dalla rotazione di una girante per trasferire energia al fluido di pompaggio. L'acqua entra nella camera della pompa, dove viene compressa e poi accelerata dalla girante che ruota ad alta velocità. La forza centrifuga generata dalla rotazione della girante, perciò, spinge l'acqua verso l'esterno, aumentando la pressione. La legge di Pascal afferma che la pressione in un fluido in equilibrio si trasmette uniformemente in tutte le direzioni. Pertanto, l'alta pressione generata dalla pompa viene trasmessa attraverso le tubazioni dell'acqua, fino all'estremità del tubo collegato all'ugello o all'estintore utilizzato dal pompiere. Inoltre, per il principio di conservazione, l'energia fornita dal motore della pompa viene convertita in energia cinetica, permettendo così di erogare l'acqua con la forza necessaria per spegnere l'incendio. Dopotutto, anche questa è ingegneria.